sempre Brasile, Cassinao. Proveniente da Ispra. Kinder cioccolato. Eccolo qui i nostri brasiliani di Ispra. Volevo fare un riassunto intanto che si prepara il rebosino alla fine e quindi all'arrivo dei salvadoregni, che è l'ultimo gruppo in concorso. Per questo carnevale c'erano 8 gruppi molto numerosi e c'erano 9 carri, uno fermo in corso, a metà di corso Matteotti, esattamente in piazza del Podestà, che se avete bisogno di bere qualcosa o mangiare della polenta o del riso, andate lì e loro ve lo danno gratis. Mentre gli altri 8 carri che vedete qua sotto di noi sono tutti molto particolari. Io ne ho seguiti direttamente un paio. Questi qui hanno cominciato, uno di loro, a sistemarlo ad aprile 2023. Gli altri a settembre-ottobre 2023, quindi stiamo parlando di carri che, oltre essere stati studiati, ci è voluto anche veramente tanto tempo per poterli realizzare. Adesso, intanto che aspettiamo il gruppo del Salvador, vi faccio ridere con una cosa che mi è capitata qualche anno fa, non qui vicino ma a New York. Sono andato lì perché c'era un mio amico che era un DJ e festeggiava i 15 anni di DJ. Allora ha fatto una festa in centro a New York. Mentre ero lì ho incontrato un mio amico di Gallarate, che è una cosa incredibile, con la sua compagna, e li ho invitati dandogli l'invito a questa serata di questo DJ. Fatto sta che non sono venuti. Il giorno dopo l'ho chiamato e mi ha detto: mi spiace, ma la mia compagna si è fatta male perché si è rotto il vetro della doccia. Allora qualche dubbio è venuto, era in un hotel 5 stelle, si rompe un vetro della doccia, penso una doccia piuttosto grande, qualche dubbio mi è venuto. Concludo contro, gioiosamente parlando, gli avvocati italiani. Lì negli Stati Uniti, se ha un problema del genere, tu prendi un legale il quale stabilisce la percentuale che lui prende nel caso di vincita. Se perde non paghi nulla. Tempistica per realizzare una cosa del genere va dai 2 ai 3 mesi, e quindi per certi versi l'Italia forse è il caso che impari qualcosa dagli Stati Uniti d'America. Adesso sta arrivando il gruppo del Salvador. Ancora cattorno, mi dico. Il percorso è lungo, il problema è il distacco tra un gruppo e un carro e l'altro, è dovuto principalmente che molti di loro fanno degli show
durante il percorso e quindi si fermano per il palletto e quindi anche da parte nostra è difficile gestire questa cosa anche nel rispetto del tempo che hanno dedicato per preparare quel palletto. Quindi dire di andare avanti è un po' triste. Adesso ci sono le nostre brasiliane. È dove è nato il carnevale, quindi dal punto di vista delle tradizioni è giusto avere le brasiliane davanti a noi, perché è lì dove è nato il carnevale e poi si è sviluppato in tutto il mondo, che faranno qualche balletto per noi. Grazie. Thank you.
ballo del qua qua. Bravissimi! Brasile! Ecco che arriva El Salvador con le sue maggiorette e la sua banda. Con le maggiorette e la banda, un bel applauso a tutti i partecipanti a questa edizione del Carnevale Posino 2024, 31esima edizione organizzata dalla famiglia Posina. Un applauso a chi ha partecipato, ma soprattutto a chi ha avuto la pazienza di organizzare tutto, la famiglia Posina.